Buonasera dal TG Lis. È già tempo di parlare di elezioni comunali a Cagliari. Non ci dovrebbe essere spazio per le primarie nel centro-sinistra. Il coordinatore dei 5 Stelle, Ettore Licheri, non le vuole assolutamente. Questo è un problema a Cagliari per Massimo Zedda, che da tempo si è autocandidato alla carica di primo cittadino. Se dovesse spuntarla la tesi del senatore Pentastellato, l'ex sindaco di area progressista subirebbe il sorpasso del segretario regionale del PD Sardo, Piero Comandini, che può vantare un bacino di voti 5 volte superiore. Al centrodestra, come abbiamo sottolineato nei giorni scorsi, è volata tra la forzista Alessandra Zedda, già assessora regionale dell'industria, nonché vicepresidente dimissionario dell'esecutivo Solinas, e l'assessore del turismo sardista Gianni Chessa, terzo incomodo l'avvocato cagliaritano Giuseppe Fares, già assessore comunale al personale col sindaco Emilio Floris. Esplode la protesta dei 36 operatori sociosanitari del Policlinico di Monserrato, da ormai 2 settimane riuniti in un sit-in sotto l'assessorato alla Sanità a Cagliari per chiedere risposte certe sulla stabilizzazione dei loro contratti di lavoro. Questa mattina la decisione di bloccare, armati striscioni e fischietti, il traffico in via Roma. Basta promesse, vogliamo fatti, hanno urlato. Non siamo merce da barattare, scrivono i manifestanti sui loro cartelloni. Piccoli pescatori professionisti algheresi in rivolta, da 8 mesi alle prese con le restrizioni imposte dal parco di Porto Conte. Una decina sono radunati nella giornata di ieri davanti a Casa Gioiosa, sede dell'istituzione, per chiedere di poter esercitare l'attività di pesca all'interno dell'area marina protetta. Una situazione complessa che ha portato Cristian Mulas, presidente della Commissione Comunale Ambiente di Alghero, ad annunciare le dimissioni. Durante l'assemblea del parco, che si è riunita ieri, 13 consiglieri hanno presentato una risoluzione in cui chiedono che le piccole imbarcazioni possano esercitare il diritto alla pesca nell'area. Qualora non venisse accettata la risoluzione, hanno annunciato che non firmeranno il bilancio. Giornata di protesta all'esterno della casa circondariale di Uta, dove stamattina il personale della Polizia Penitenziaria e l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, affrontando quelle che vengono definite condizioni di lavoro insostenibili, hanno deciso di manifestare il proprio malcontento. La rabbia è in seguito alla decisione della direzione, su proposta del comandante del reparto, di imporre 8 ore di servizio nonostante le soluzioni alternative avanzate nei giorni scorsi dalle organizzazioni sindacali. Le frontiere del Mediterraneo e il loro controllo, la gestione del flusso dei migranti, la testimonianza di chi ha vissuto un'esperienza di orrore quotidiano e di torture pur di giungere in Europa. Verte su questo tema il 4º incontro di New World for Europe, il progetto che in vista delle elezioni europee del prossimo giugno vede come capofila l'ITC Sata di Nuoro, che fino a maggio coinvolgerà gli studenti delle classi 4 e 5 di 6 istituti superiori con eventi sportivi, convegni sul diritto internazionale e una caccia al tesoro sul Monte Ortobene. A parlare agli studenti nel corso del dibattito moderato dall'avvocata Monica Murru, un team di relatori di comprovata esperienza sul territorio sardo e nazionale, tra questi Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo Italia, che fu principale assistente di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell'Unione Europea.
si intitola Oltre ed è il murale inaugurato oggi in occasione della 15ª edizione di Un sorriso oltre le sbarre, iniziativa promossa dall'Associazione Socialismo Diritti e Riforme, celebrata ogni 8 marzo nella sezione femminile della Casa Circondariale di Uta. Intorno alla scritta principale tante frasi, tanti concetti chiave, perché per ciascuna delle 8 donne detenute che hanno partecipato alla realizzazione dell'opera la parola oltre assume un significato diverso in base alle esperienze vissute, in base a ciò che ognuna di loro immagina possa esserci una volta terminato il periodo di detenzione. La street art, o meglio la street poetry, entra dunque in carcere grazie ai muralisti dell'Associazione Culturale Schizzo di San Gavino, Monreale, Riccardo Pinna e Giulia Serra, per dare alle donne private della libertà la possibilità di urlare la propria sofferenza e il proprio desiderio di vita all'esterno. Grazie per averci seguito, arrivederci.